Latitudine Milano, zona città studi. C'è il tram qua che passa dietro di me. Ho noleggiato una camera iperbarica portatile oggi per riscendere coi piedi per terra dopo aver camminato nell'etere ieri insieme all'energia del fantastico pubblico di Digital Business Strategy. Grazie ancora se c'eri. Lasciami il tuo commento, quello che hai lasciato, quello che hai trovato, quello che hai portato via e soprattutto lasciami le tue critiche, consigli, commenti, perché sono tutte utili per fare ancora meglio in futuro. Una piccola cosa che ho realizzato è che in questo pubblico, tra le persone che mi seguono e che sono così entusiaste e felici di aver scoperto le informazioni e soprattutto, diciamo un po', diciamolo, l'etica, la filosofia, l'approccio che adotto, è che io penso che io e te che sentiamo questa stessa necessità di approcciare il business in maniera diversa, facciamo parte di un club speciale, esclusivo, anonimo, tacito e segreto, di cui fanno parte persone che sono dei gioiosi rivoluzionari, degli agenti di cambiamento solari, caratterizzati dal fatto che non pensano al loro business solamente in termini di business plan e quanti profitti potranno estrarre dai loro piani strategici di vendita e di marketing, ma hanno capito che per poter vendere di più, per poter avere clienti in maggior numero e per un tempo ancora più lungo, è molto più importante investire sul costruire e creare valore per queste persone, cioè interessandosi realmente a queste persone prima ancora che al pensare di come potrò vendergli qualcosa in maniera efficace. La cosa speciale che noi che facciamo parte di questo club abbiamo realizzato è che l'approcciare il business creando per prima cosa valore, interessandosi al bene comune e a creare risorse utili per gli altri, non è un modo generoso, carino, altruistico di vivere la vita e il business, ma è un vero e proprio modello di business ed è qui che diamo una pista chilometrica a tutti gli altri. Perché adesso loro ci vedono sgommare e pensano che stiamo qua a fare fumo sull'asfalto come Valentino dopo che ha vinto una corsa. Ma in realtà noi stiamo superando la barriera del suono e mentre loro vedono ancora le nostre gomme che sgommano, noi in realtà fisicamente siamo anni luce davanti agli altri. E quando in maniera ancora più accentuata le persone investiranno non solo sul marchio, sul prodotto, sul prezzo più basso, ma sempre di più su chi c'è dietro e sul perché fa quello che fa, ci fermeremo, guarderemo indietro, li vedremo un po' in difficoltà e penso che gli andremo a dare una mano. I brought you something close to me.